ancora presto per l'ora di cena, per cui volevo aprire una piccola parentesi di riflessione, di ascolto, leggendo un breve passo di un libro che ho scritto 3 anni fa, in un'occasione purtroppo molto difficoltosa della mia vita, un dialogo interiore molto elevato con il mondo cosmico, il regno delle stelle, in cui in quel periodo si era accesa l'anima di mia madre. Da questo dialogo ho ricavato per molti mesi un ascolto, una riflessione, un'onda di dialogo veramente particolare che ho riportato in questo libro, di cui leggo questo breve passaggio. Ad alcuni di voi è data la possibilità di ottenere un successo, una forma di autoclassificazione per stabilire il meglio e il peggio. Questo è un grande dono ricevuto, una possibilità per operare a livelli migliori e maggiori, distribuire conoscenza e benessere. E invece spesso accade l'opposto e la posizione raggiunta viene sfruttata per accentrare tutto ciò che è egocentrizzabile in sé nel proprio ego avido e insaziabile, alimentando l'ingordigia e la bassezza. È una riflessione apparentemente molto semplice sul grande valore non solo delle cose ma soprattutto dei doni, delle qualità. Avere un dono, una capacità, una qualità non significa utilizzarlo e sfruttarlo per emergere e classificarsi meglio o peggio di qualcuno. Significa riconoscere la magia di questo grande dono ricevuto per applicarlo nel giusto, nel bene e possibilmente nel meglio, a vantaggio non esclusivamente di noi stessi, ma di chiunque, perché il potere di condividere questi doni, e non sto parlando delle cose materiali, condividere il cibo, il denaro, i beni, le proprietà, ma proprio quella parte migliore di noi stessi che ci è stata donata come patrimonio del nostro vivere. Apri lo spazio delle tue energie verso una direzione sconfinata e senti perfettamente quante vibrazioni si accordano in te, donandoti il piacere dell'esistere. Adesso le stelle non ci sono ancora, ma dialogare con le stelle, dialogare con le nuvole, dialogare con l'acqua di un torrente, di una sorgente, di un fiume, con l'azzurro del cielo o con le gocce di pioggia, con l'erba, i fiori, con tutte le forme di vita, con una pietra, con una roccia, con una montagna o con le onde del mare. Significa dialogare con la propria biblioteca interiore, significa veramente attingere alla possibilità di un riflesso globale, terreno e al tempo stesso divino e universale. È qualcosa che va oltre lo scibile, è qualcosa che va oltre lo scritto, le parole, è qualcosa che va oltre il dialogo stesso, perché subentra qualcosa di diretto, autentico, che io chiamo e considero esperienza. Poi diamo sfogo al nostro bisogno di essere, di crescere con delle ricerche, a volte ci affidiamo a qualcuno e non sempre necessariamente questo qualcuno è la persona adatta per noi. Di sicuro in questo regno, che non è mio, è di tutti noi, in questo spazio, in questa magia dell'aria in cui siamo avvolti quotidianamente senza nemmeno rendercene conto, abbiamo una grande possibilità, che è quella di collocarci tutti insieme nel medesimo ambito di ascolto, nel medesimo spazio, nel medesimo attimo. E in questa grande magia temporale potrebbe veramente accadere quello che per molti
è un'utopia, ma utopia è pensare che esistano delle utopie.